Entro qualche settimana il Senato dovrebbe approvare la Carta delle Autonomie, cioè la riforma degli enti locali, molto attesa anche dai 1206 comuni piemontesi. Ne hanno parlato esponenti del PD, sottolineando che si tratta di una riforma a costo zero che consentirà di abbattere le spese della politica attraverso la riduzione degli amministratori e l'eliminazione degli enti intermedi tra comuni e province. Per il senatore Enzo Bianco finalmente si potranno correggere gli errori del passato. Con Berlusconi e Tremonti si è voluto varare il federalismo fiscale prima di adottare la Carta delle Autonomie. Invece bisogna prima stabilire la funzione degli enti locali e poi, dopo, definire le risorse a disposizione.